Buonasera a tutti, spero mi sentiate, datemi un cenno se mi sentite tutti quanti. Benissimo, benvenuti. Nell'attesa che avvengano i primi collegamenti tecnologici del caso, non prendiamo il quarto d'ora accademico, ma ci prendiamo qualche secondo perché si uniscano tutti gli amici. E approfitto di questo spazio iniziale per ringraziare gli autori che sono con noi, che vedete, Claudia Zironi, Sandro Pecchiari e Danilo Mandolini. Direttore di Arcipelago Itaca, casa editrice dei libri che presentiamo questa sera. Io sono Monica Guerra e sarò il vostro moderatore per questo primo appuntamento, un appuntamento che inaugura un ciclo di dirette online, Poetry is not bad. E la recente pubblicazione di Claudia Zironi dialogherà in queste dirette con altri libri della casa editrice Arcipelago Itaca. Avrete visto nelle locandine, negli inviti che hanno circolato in questi giorni, l'autrice stessa del libro Not Bad, Claudia Zironi, ci ha raccontato il perché di questi appuntamenti, al di là della questione Covid, della non poter fare appuntamenti in presenza, ci sono anche altre motivazioni. Questo ciclo di incontri nasce all'insegna della coralità, del confronto, ed è mosso dall'idea che in fondo la poesia, nonostante l'ombra in cui forse in questi anni vive, non sia poi così malaccio. Poetry is not bad, appunto. Poi magari Claudia, nel corso della serata, vorrà aggiungere qualcosa rispetto anche a questo titolo della rassegna. Questa sera i versi tratti dal libro di Claudia, che vi mostro, se la telecamera inquadra correttamente, Not Bad, con prefazione di Francesco Tomada e anche preziose immagini di Emiliano Medardo Barbieri, incontreranno i testi del poeta triestino Sandro Pecchiari, e vi mostro il suo Desunt non nulla, piccole omissioni, con prefazione di Giovanna Rosadini, pubblicati appunto entrambi quest'anno 2020 per la casa editrice diretta da Danilo Mandolini, che è qui con noi e a cui io do subito il benvenuto e virtualmente gli passo il microfono. Benvenuto Danilo. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Io dico solamente due parole a proposito della casa editrice e un brevissimo accenno su questi due volumi recentemente usciti per Arcipelago Itaca, appunto. Arcipelago Itaca Edizioni è una casa editrice che è nata circa 5 anni fa, su un progetto abbastanza folle perché l'idea era sostanzialmente quella di, è stata quella di dichiarare fin da subito l'interesse esclusivo per la poesia in tutte le sue possibili manifestazioni nella contemporaneità dei giorni di oggi. E questo ha fatto sì che intorno a questa idea, intorno al sottoscritto che è appunto il titolare della casa editrice, si sono aggiunte delle personalità, delle figure. Esperti di poesia sperimentale, di poesia dialettale, di traduzione di poesia, critici di poesia, quindi diciamo con il comune denominatore appunto della passione per la poesia, molti, mi viene da dire specialisti, poi in realtà sono degli amici, chiaramente si sono aggiunti a questo progetto. La casa editrice pubblica attraverso sette collane che testimoniano appunto la poesia nei giorni di oggi nelle varie versioni, la poesia più lirica, la poesia sperimentale, la poesia dei prosatori, la poesia tradotta, la critica della poesia e la poesia dei giovani e delle opere prime e quindi in varie forme espressive. Un progetto che ci sta dando qualche soddisfazione. Quest'anno abbiamo ottenuto degli interessanti successi perché abbiamo vinto con alcuni libri dei importanti premi, il premio Viareggio, il premio Ponte di Legno, in passato abbiamo vinto il premio Tirinnanzi, quest'anno abbiamo vinto il premio Pordenone Legge, quindi stiamo ottenendo quelli che sono forse i giusti riconoscimenti, ma ancora evidentemente molto si dovrà fare. Non vi rubo altro tempo, accenno semplicemente ai libri di Claudia Zironi, che
abbiamo visto, il titolo è Not Bad, un libro che è uscito in una collana che raccoglie opere particolari, speciali, oltre che alle riedizioni di vecchi volumi, perché il lavoro è un lavoro speciale, un lavoro particolare, bellissime immagini allegate al testo. Il lavoro di Sandro è uscito, Desunt non nulla, piccole omissioni, è uscito nella collana che dirigo personalmente. E non so se Sandro si ricorda che questo testo mi è molto vicino, perché quando ci siamo incontrati a Pordenone ti ho raccontato della mia esperienza, simile a quella che racconti nel tuo libro. Nulla, aggiungo questa banalissima e semplicissima informazione di servizio che è dove reperire i libri possono essere acquistati velocissimamente presso il portale e-commerce della casa editrice e poi sono presenti, sono ordinabili in tutte le librerie, le migliori librerie, quelle che hanno una cura e l'attenzione per la poesia appunto, che non sono purtroppo tutte. E poi sui principali portali, IBS, Amazon, LibroCo e tutti i derivati di questi tre che sono i più importanti. Non mi dilungo oltre e passo la parola di nuovo a Monica per la prosecuzione della serata. Eccoci qua, grazie Danilo. Non so se Claudia e Sandro vogliono farci il loro saluto iniziale. Sì, beh, io sono molto contento di esserci, anche perché vi farò ridere, ma è stata la prima volta che mi sono collegato con Google Chrome, grazie a Claudia, che mi ha tontonato per una mezz'ora di disperazione assoluta tecnologica e quindi non posso credere che funzioni tutto, quindi sono molto felice di vedervi prima di tutto, peccato non così, dal vero. Però insomma, no, ci accontentiamo fin a che non passerà via questa grande Black Death. Quindi io vi saluto tutti, saluto quello che ci seguono e, boh, e proseguiamo con la nostra serata. Un salutino anche da parte mia, buonasera a tutti, grazie a chi ci sta seguendo e anche a chi ci vedrà in differita. E quindi grazie al nostro editore Danilo Mandolini e a Monica Guerra che ha accettato di presentarci. E poi insomma io vorrei fare tanti ringraziamenti, posso? Ma sì, dai, mi prendo un minuto. Quindi con l'occasione ringrazio Emiliano Medardo Barbieri, che è il fotografo che ha fornito le immagini meravigliose che illustrano il libro. Un esempio. Ok, non so se si vede. E poi volevo ringraziare Francesco Tomada che ha fornito una prefazione notevole, molto affettuosa. Un sentito ringraziamento a Sandro che è qua, a Sandro Pecchiari che è qui con noi per questa prima presentazione in dialogo. E poi ringrazio e saluto anche Silvia Secco, la mia cara Silvia, Sergio Rotino, Maria Luisa Vezzali, Mauro Versi Monaco, Pier Damiano Ori e Luigi Paraboschi, ognuno di loro sa perché. Ok, e adesso ripasso la parola a Monica e procediamo. Benissimo, anche io per i ringraziamenti ovviamente ringrazio tutti per avermi coinvolto, sono molto felice di fare parte di questa avventura. Prima di partire con la lettura a due voci, che vorremmo in realtà fosse la vera protagonista, proprio questo dialogo che è stato cucito tra i versi, e quindi partire alla scoperta di coincidenze, punti di contatto e anche talvolta di separazione su questi due libri densi e molto importanti, a mio avviso, nel panorama poetico contemporaneo, condivido con voi due brevissimi cenni biografici sui nostri autori. Claudia Zironi, presidente dell'Associazione Culturale Versante Ripido, fa parte della redazione Le Voci della Luna e la sua prima pubblicazione è apparsa nel 2012 per Marco Saia. Hanno fatto seguito negli anni diverse raccolte, mi preme citare l'antologia che raccoglie testi scritti dal 2012 al 2019 di Radare l'Ombra, un'antologia curata da Sonia Caporossi e uscita sempre per l'editore Marco Saia. Per Sandro Pecchiari, abbiamo detto prima poeta triestino, ha pubblicato negli anni quattro raccolte per Samuele Editore, un attivissimo traduttore in diverse lingue, prevalentemente inglese, e in diverse lingue anche è stato tradotto, cito solo due aree, Sud America e Stati Uniti, tanto appunto per citare aree rilevanti, è autore su diverse riviste di poesia contemporanea, blog letterari, anche collaboratore dell'Independent Poetry.
e ci muoviamo dopo una biografia proprio ridotta all'osso per non annoiare nel cuore dei due libri, partendo da questa coincidenza dei titoli, appunto due titoli, Not Bad e Desunt Non Nulla, che sono altro rispetto alla lingua italiana, invece lingua in cui si sviluppano i testi. Sono due libri che trattano i mali del nostro secolo, su due piani forse inizialmente diversi, perché nel libro di Sandro Pecchiari, Desunt Non Nulla, parliamo della rimozione di un cancro, quindi partiamo, se vogliamo, dal piano fisico, ma attenzione, è un piano fisico in partenza, ma che indaga anche molto altro. E parliamo invece di gelo, consentitemi questo termine, così, che ho pensato di utilizzare per riassumere una sorta di malvivere che è trattato da Claudia Zironi sul piano metafisico. Una condizione di crescente solitudine che caratterizza questo nostro stare al mondo e che comunque certamente ben conosciuto anche a chi attraversa la bolla trasformatrice della malattia. È un gelo nei rapporti umani, lavorativi, affettivi, un gelo dilagante, proprio forse che caratterizza questa epoca dell'io, diciamo. Non a caso Sandro Pecchiari apre il suo libro con una citazione da Che cos'è la solitudine di Mario Benedetti. Ho freddo, ma come se non fossi io. Sono testi che con stili diversi trattano temi come l'addio, il dolore, la mancanza, e entrambi trattano la mancanza di parola. La trasformazione del corpo e della psiche costringe anche la parola stessa a ripensarsi, a raccontarsi in modo diverso. Sono temi che riguardano l'identità, un'identità in continuo mutamento tra ieri e oggi, e fino anche all'approdo sullo sguardo sul futuro, e sentirete poi dalla lettura che si approccia un atteggiamento leggermente diverso proprio nella conclusione. Si parla di afasia, di silenzio, nei versi mossi e talvolta sospesi del Desunt Non Nulla. Si aprono domande come finestre esistenziali, questo tanto nel Desunt Non Nulla quanto in Not Bad. Not Bad mi ha colpito molto, si cerca una parola suono, una parola lucida che possa essere portatrice di un nuovo senso. Siamo e stiamo, e anche questo mi ha colpito molto, in assenza, e però nell'attimo preciso in cui ci guardiamo, perdonatemi il gioco di parole, comunque siamo nuovamente, una sorta di afferrare l'attimo, quasi un carpe diem che Claudia ci regala, e che forse potrebbe aprire a qualche possibilità di riscatto, una febbile speranza che si possa affacciare nonostante l'amarezza. C'è ironia, e questo lo vediamo anche fin dal titolo del libro di Claudia, una grande maturità poetica per entrambi, una grande consapevolezza, una profondità di sguardo. E io ho trovato alti e bassi della vita, ma detti con un grande coraggio e una grande capacità di analisi. E con questa breve introduzione è a loro che lascio la parola, ai loro versi, vedrete in questa lettura cucita a due voci che si alterneranno. Buon ascolto. Grazie. Comincio io, Claudia? Bene, mi sentite. È immediato il tragitto dalla pelle all'osso. Non se non siamo affetti dall'addio, dicevi, nell'afasia riarsa dell'attesa, il tuo sguardo all'indietro senza suono, mentre mi sfili come un guanto il corpo, inclina il taglio delle cose, ne asseconda il silenzio. La perfezione del tiro sarà quella di un robot. Tu asportami da dentro, che accada l'immediato. Nella conta dei lutti, amico mio, tu che sei di tanto avanti, dimmi, si diventa immuni dal dolore? O i dolori si sommano in un cuore sempre più gonfio e crepato, invecchiato, prossimo all'esplosione? Lo rende spento tanto dolore il cuore, piccolo e duro come un sassolino di cava, opaco, un grumo immobile, nero. Dimmi, o se il dolore invece lo fa leggero, il cuore vola via, lasciandoci soli.
La sabbia, l'acqua, gli alberi di fronte spuntano il vento prima della voce. A questo il torace che si alza basta sempre altro per vedersi, per rendersi visibili al respiro. In principio, verbum non erat. C'era prima questo suono solo, gutturale. E tende il collo, torce un ciglio che si inclina, l'occhio che suggerisce e mira. Anche una mano in sovrabbondanza vale molto, perché stringe forte quello che sarà. Ci vorrebbe una parola per aggiustare, per trasformare, per realizzare una perfetta creazione che fosse rotonda e accesa, di giusta lunghezza, che assomigliasse un poco al nome del mondo conosciuto e lasciasse intravedere l'inimmaginato. Ci vorrebbe una parola puro suono, un battito, una eco, un sentimento, un'ultima parola che contenesse il senso di tutto questo struggimento. Ricorda lo staccarsi della terra dal tallone quando trasporti verso un dove, altrove, il tuo calcare indeciso il suolo. Ne resta un tinnitus appena dentro ai lobi, tu vali solo come movimento. Stacca e resta e scatta. Sulle spalle un masso d'abitudine, il tuo letto durerà. Se ricorda le tue mani, rinnegalo con attenzione e vai. Se ti volti, ti fai sale. Non saprei dire esattamente cosa manca ancora. Forse il tuo essere corallo, vivido e in estinzione. Il mio sedimentarmi in te, renderti opaco, roccia anelastica, prossima alla disgregazione. Paziente calcare, rifugio di perfetti animali elementari. Ci veglieranno insieme nelle notti già stellate e silenziose, dai calanchi del nostro nuovo mondo in formazione, in assenza. Ci sarà già stato un giorno così, con questo stesso imbarazzo che si scusa e i richiami dell'addio per ora, questo dormire d'erbe e foglie per non farci stare più. Ci sarà già stato un giorno così in cui hai pensato, guarda, c'è già stato un giorno così, chissà quanto tempo fa, proprio. Uguale, uguale, con questo stesso sviluppo d'aria, la nitidezza dell'andare. Oggi e solo oggi decidiamo del futuro e del passato. Se l'uragano ha portato via un riparo, o ne ha lasciato uno più accogliente, tra i fiori e le erbe medicinali, bagnato dalla luna, benedetto dai frutti preziosi della pioggia. Oggi che esistiamo, possiamo guardarci per la prima volta, tendere le mani verso il cielo come rami e di foglie immuni custodirci. Null'altro, noi, piccoli miracoli toccati dal tempo. Raccogliamo ogni libero arbitrio per l'inverno e decidiamo. Camminiamo lenti e le mosche hanno buon gioco e pinzano messaggi sulla pelle. Con brivido guardiamo quei riflessi bluastri, verdastri, smossi e andiamo morsi di lentezza che è cibo e stazione per gli altri. L'avremmo detto mai che saremmo stati solo pelle. Il resto occupa un mare inconoscibile dentro che scegliamo di non attraversare.
mancano gli applausi, ma non l'emozione. Applaudiamoci. E mi dispiace anche interrompere, perché un attimo di silenzio nella lettura è sempre molto significativo, però nei tempi delle dirette e del mondo tecnologico è tutto quanto sempre ridotto all'osso. Avete sentito un dialogo coerente e armonico. Questi versi, che nonostante provengano da libri e da autori diversi, sono stati proprio cuciti in quell'ottica di coralità e di scambio, di confronto di cui abbiamo parlato inizialmente. Ovviamente i libri hanno molto altro da dirci, indagano altre direzioni, altri piani, ma in questo tempo limitato abbiamo scelto una delle direzioni prevalenti proprio per dare una sorta anche di armonia nei versi. Non resta che leggerli per poter avere un quadro generale. Io avrei un paio di domande per i nostri autori, soprattutto legate ai versi conclusivi, il testo con cui Claudia Zironi ha chiuso la lettura e anche il testo con cui Sandro Pecchiari ha chiuso la lettura. Partirei proprio da Sandro, che ci ha lasciato sospesi su questo mare inconoscibile, e vorrei chiedergli qualcosa sul perché di questa scelta ed eventualmente anche quali opportunità ci riserva la decisione di non attraversarlo. Allora, ma che domanda, che curiosa che sei. Allora, diciamo che non si attraversa per scaramanzia o per prudenza, perché alla fine il libro sottolinea che la pelle è la soglia, il passaggio, è il simbolo di tutte le dicotomie, no? Di cui ho trattato nel libro, e sono dicotomie a volte molto scomode, perché sono maternità e paternità, l'uccisione più o meno rituale di un figlio o di un padre, l'interno e esterno dei luoghi in cui tutto viene rinominato e ricreato. Però alla fine del percorso non è che tutto vada conosciuto e vada sciorinato in una volta. In più c'è questa sottile citazione della canzone di Ariele, no? Quello spirito dell'aria nella tempesta di Shakespeare, no? Quel citatissimo da tutti, sotto cinque braccia di mare tuo padre giace, ed è un naufragio che è creato ad arte sotto il comando del mago, no? Del mago Prospero, ma non è un naufragio vero, no? Oppure è differentemente vero, e quindi giustamente rimane insoluta e ambigua la morte del padre, il padre che diventa corallo e perle, e poi invece non diventa né l'uno né l'altro, perché in realtà il padre è vivissimo. Quindi io non ho voluto rispondere alla fine, probabilmente lo sapremo la prossima puntata in un altro libro, però il libro l'ho lasciato volutamente non terminato, altrimenti non aveva senso chiamarlo Desmond non lui. Questa è la mia risposta. Verissimo, Sandro, ti ringrazio. Io inizialmente, quando ho parlato con Claudia, anche un po', diciamo, rispetto alle domande, avevo pensato a una domanda. La domanda era: Claudia, ma ci salveremo da questo gelo? E mi sono resa conto che era una domanda troppo difficile e non potevo fargliela, per cui ho cercato così di parafrasarla, se vogliamo. Ho trovato che questo tuo testo in chiusura, dove citi questo guardarci per la prima volta, in questa atmosfera così magica che personalmente mi ha commosso, tra queste foglie immuni e i frutti di una pioggia che benedice, ecco, io mi sono chiesta se c'è qui un piccolo seme di nuovo inizio, la possibilità di un nuovo inizio. Ah, dunque, guarda Monica, il senso di questo guardarci per la prima volta in effetti è da collegare al periodo in cui è stata scritta la poesia, il primo lockdown di marzo-aprile scorsi. È stato un momento duro, di reale segregazione, pieno di angoscia nei riguardi del presente e vivendo nell'incertezza perfino della nostra stessa sopravvivenza, diciamocelo. Esserci, esistere ancora e proiettarci vivi nel futuro pareva un miracolo che racchiudesse in sé la necessità di mani riflessioni su quello che avremmo dovuto e potuto cambiare una volta usciti dal periodo di emergenza. E guardarsi come sopravvissuti è anche ciò che io pensavo legasse questa poesia a quella di Sandro, che magari ha dato un'altra chiave di sospensione, però diciamo, io l'ho vista un po' così, che queste due poesie fossero legate da questo concetto del sopravvivere a qualcosa. E quindi niente, mi è venuto spontaneo
pensare di leggerla dopo la sua. Grazie Claudia. Io trovo anche che i titoli stessi di questi libri possano essere molto interessanti da indagare un pochino meglio. E certo, di fronte ad Esund non nulla e piccole omissioni potremmo parlare 70 ore, perderemo tutto il nostro pubblico, per cui se riuscirai a dirci qualcosa tu su Desunt non nulla piccole omissioni, perché comunque è un titolo portante, è un architrave del libro, e anche rispetto a Not Bad, la sua ironia, ma non solo, anche il titolo della prima sezione stessa, Quando si spegne il cielo, perché mi pare sia determinante per il contenuto del libro stesso. Comincio io? Allora, beh, sul titolo di Deso non nulla. Beh, Deso non nulla è una frase che termina l'Ero e Leandro di Marlowe, che decide, a differenza del poema di Museo Grammatico del metà del V secolo, cioè Marlowe scrive 1000 anni dopo, no? E Museo Grammatico racconta tutta la storia drammatica della morte di entrambi. Invece Marlowe decide di interromperlo nel momento più felice del congiungimento della coppia. Non lo sapremo mai se questo è per caso, nel senso che nel frattempo Marlowe era stato pugnalato, quindi era pure morto. E quindi forse è stata una frase che ha aggiunto il suo editore, e ha deciso di stampare Ero Leandro in questo modo. Nel mio titolo, anche perché ci sono le piccole omissioni e quindi poi un discorso di operazione, è usato in modo veramente molto ironico e molto autoironico, però non potevo mettere nel titolo tipo manca un pezzo oppure non finito, e quindi ho dovuto trovare che piccole omissioni aveva una dignità maggiore, no? Però è coerente con tutta la struttura del libro, no? Che osserva, scruta e studia tutti i percorsi di perdita, che sono tantissimi nel libro. E ovviamente poi la ricostruzione, il ritrovamento del linguaggio per raccontare questo percorso e la ricostruzione, con quello che rimane. Ovviamente bisogna fare i conti con quello che rimane. Quindi il titolo aveva questa doppia cosa, la citazione di Marlowe, che io amo moltissimo, proiettato su di me un discorso ironico e autoironico, perché non riesco mai a salvarmi dalla mia autoironia, che mi salva fondamentalmente contemporaneamente. Da questa risposta colgo che ci sarà allora un Desmond non nulla il ritorno, un Desmond non nulla la vendetta, o qualcosa del genere. Esatto. Beh, insomma, invece per quanto riguarda Not Bad, dunque, il titolo del mio libro, sì, in effetti è amaramente ironico, come dicevi tu, Monica, e come del resto lo è la poesia Not Bad da cui proviene, che è anche titolo dell'omonima seconda sezione. È una poesia canzone in inglese che avrei visto bene eseguita dai Sex Pistols verso la fine degli anni 70. Cioè, mi suona così, soprattutto la chiusa, Not Bad or Bad, questa la devo leggere, At least fuck you, she said. Insomma, è abbastanza forte. Not Bad or Bad, però, in origine era un hashtag che ho trovato in Instagram, come tutti i titoli delle poesie della seconda sezione. Il titolo iniziale del libro, invece, di cui mi chiedevi che è diventato titolo della prima sezione, doveva essere un altro, cioè Quando si spegne il cielo, che è anche il verso di una poesia che esprime attonimento e sbigottimento davanti all'ammasso, questo ammasso di falsi valori e concetti superflui che farciscono il nostro stare nel mondo. Però questo titolo era già stato usato per l'edizione artigianale in tiratura limitata di questa stessa sezione, che nel libro Not Bad è un poco rimaneggiata, uscita a fine 2019 con le bellissime edizioni folli di Silvia Secco. Ciao Silvia! E così ho optato per Not Bad, che comunque rispecchia bene il tratto di vita di circa un anno e mezzo rappresentato nella silloge. Claudia, per te, siccome siamo stati bravissimi con i tempi, vedo che l'orario è buono, io ti chiedo una curiosità personale. Tu dedichi il libro agli inesistenti. Hai voglia di dirci due cose su questi inesistenti? Eh sì, gli inesistenti sono coloro che attraversano le nostre vite e poi se ne vanno,
o che non lasciano alcun segno, o che sembrano ciò che non sono, o che magari non incontreremo mai, ma se le avessimo incontrate avrebbero cambiato radicalmente tutto il nostro esistere. Molte mie poesie si fondano su periodi ipotetici, su situazioni un poco surreali, tipo Sliding Doors. Quindi gli inesistenti in definitiva sono una folla, una vera folla, e però teniamo conto che anche ciascuno di noi corrisponde a un inesistente per qualcun altro. Proprio questa parte, la seconda parte della tua riflessione, penso che colpisca e possa lasciarci con così, qualche pensiero personale, no? Anche noi dovremmo pensare rispetto alle nostre vite, riguardare e rileggere le nostre esperienze alla luce di queste tue considerazioni. Io chiederei a entrambi gli autori di salutarci sui loro versi dopo che avrò ringraziato e chiuso, perché mi sembra il modo migliore di congedarci, quindi penso proprio che la loro lettura sarà il saluto finale. E prima di passargli la parola, quindi ringrazierei tutti quanti, ringrazio l'editore Danilo Mandolini che è stato con noi, ringrazio Sandro Pecchiari, ringrazio Claudia Zeroni, li ringrazio anche personalmente per avermi voluto nella loro squadra. E ringrazio ovviamente tutte le persone che hanno seguito questo piccolo viaggio in diretta e che lo seguiranno anche nei prossimi giorni in differita. Ringrazio anche il supporto tecnico che c'è stato dietro e vorrei anche proprio ringraziare chi ascolta e chi legge ogni giorno un pochino di poesia, perché in fondo it's not bad and it's not bad at all. La seconda puntata di Poetry is Not Bad vi aspetterà il 17 dicembre con Luca Ariano al mio posto, farà da coordinatore e metterà in relazione le luci e le ombre di Not Bad, sempre di Claudia, e Il cielo sta fuori di Francesco Sassetto. Per cui io vi saluto, vi ringrazio di cuore per essere stati con noi e voce ai versi. Allora, parlando degli inesistenti, avrei scelto questa poesia qui. Ascolta con cura l'epidemia delle parole. Considera l'impatto, la devastazione, il segno prepotente, contraddittorio. Questo buio riflette affetti di seconda mano, i denti e gli occhi di un padre non amato, di un figlio ormai abrogato. Prova a non piangere d'entusiasmo. Io invece chiudo con una dedica. Leggo una poesia che si intitola 5 luglio 2020 e che è dedicata soprattutto a Francesca, naturalmente a Lorenzo e agli amici. Stavamo in stormo, stretti, come attorno a una rondine e al suo nido, rimasto vuoto un sabato di luglio per un volo scelto come ultimo, definitivo. Senza colpa e senza grazia, con le piume di prima della muta, con la fretta giovane della sconfitta. Stavamo in tanti a proteggere la madre, a perpetuare la sacralità del rito, a giustare, abbracciare, porgere il cibo. Stavamo immobili, ognuno cantando la sua parte di ricordo, intrecciando invano i ramoscelli per ricomporre l'intero. Grazie a tutti. Grazie, grazie.